Buona arte a tutti amici, rieccoci con il caffè d'asta, il caffè è qui e ho anche il cioccolatino d'asta, quel cioccolatino che utilizzo per segnalare il lotto del catalogo d'asta Meeting Art che mi ingolosisce, che mi addolcisce il palato più di altri. Il catalogo è l'898 Incanti d'autunno, quindi c'è anche un titolo oltre a un numero, gli incanti ci sono e naturalmente la stagione è l'autunno, si apre in panica con questo catalogo la stagione delle aste di arte moderna e contemporanea alla Meeting Art di Vercelli. Sono 11 sessioni, si parte il 2 ottobre e si finisce il 17 ottobre. Partiamo con la prima sessione, io dedicherò questi caffè d'asta alle sessioni più corpose per densità di lotti, che sono quelle dei weekend, del sabato e della domenica. Questa è adesso sfogliamo insieme la prima sessione di sabato 2 ottobre. Tante opere, ho detto, il catalogo voluminoso, molti spunti per i collezionisti, già a partire da questi Bruno Monari, sono due opere dei negativi positivi tirati 8 su 8, esemplari 8 su 8, sono chiaramente questa ricerca tipicamente sulla contrapposizione dell'immagine, del colore, della forma, che ha fatto di Monari uno dei grandi dell'arte contemporanea del Novecento. Opere che forse avrebbero un senso prese in pandan, collezionate in pandan. Sfogliamo ancora il catalogo, Lucio Del Pezzo, Emilio Scanavino, Enrico Bordoni, sono artisti questi come Bordoni che si rifanno all'astrazione geometrica, alla grande scuola del costruttivismo, a quello che è il Bauhaus italiano, da Manlio Ro a Mauro Reggiani. Ecco, Enrico Bordoni è un autore di nicchia, per nicchia nel senso che non ha quella grande presenza sul mercato, ma sicuramente interessante da guardare, da collezionare. Qui però ho già pronto il cioccolatino perché lo piazzo su questo Sergio D'Angelo. Io su Sergio D'Angelo ho delle idee molto, molto mie, personali, lo ritengo davvero un grande, nonostante ci sia questo gap tra quella che è la storicità dell'artista e poi quali sono i suoi successi mercantili, ma questo è un discorso che non spetta a me a fare. Però questo Sergio D'Angelo del 1959, quindi siamo negli anni in cui è stato fatto, D'Angelo ha fatto con Baio il manifesto nucleare, poi si muove più su un filone surrealista, però questa è un'opera molto, molto densa, molto ricca, del 59, Fiori di mezzanotte, il cioccolatino ci sta tutto. Andiamo avanti a sfogliare, Emilio Scanavino, Arcangelo con un titolo che evoca e ricorda il grande Franco Battiato, E ti vengo a cercare, D'Orazio, Vittorio Matino, altro artista che come D'Angelo si muove su altri versanti, chiamiamoli così, dell'aniconico analitico, però artista di grande poesia, di grande forza, anche qui con un gap tra il valore culturale e il valore di mercato molto molto forte. Un punk molto curioso, quindi siamo di fronte ai nuovi selvaggi. E qui il cioccolatino ce lo metto in mezzo perché se qualcuno volesse dire come sono stati gli anni 50 dell'arte contemporanea italiana, beh, si prende queste due opere potendolo fare, o perlomeno se le guarda. Qui abbiamo un Dova del 55, Dova qui siamo nello spazio, ormai siamo nel surrealismo, Dova è ritenuto anche legato in un certo senso alla corrente sia dello spazialismo, della pittura larvatamente nucleare, però qui chiaramente siamo nel surrealismo. E qui abbiamo lo spazialismo di Roberto Crippa con una spirale del 53. Ecco, il cioccolatino lo metto in mezzo, vuol dire che l'emblema, quasi di due opere icone di quegli anni splendidi, anni 50 italiani. Poi abbiamo un Burri, che perché è multiplo, è comunque un Burri. Paolo Masi, un Vedova del 90, Yeilson, con questa sua forma assolutamente iconica e caratteristica, un'opera molto bella e grande di Gualtiero Nativi del 49, quindi siamo in quella astrazione classica, quella scuola dell'astrazione toscana, qui siamo proprio nel 49, gli anni in cui si muove il gruppo, il MAC, si muove l'arte concreta e si muovono appunto questi pittori
dell'astrazione geometrica classica toscano, di cui Nativi è sicuramente uno dei grandi rappresentanti. Un'opera di Josef Kossuth, artista concettuale, anzi dicono addirittura il profeta del concettualismo, rarissimo sul mercato, quindi per forza da considerare. Corpora, un Tobey da cioccolatino, ma Tobey è considerato uno nel campo dell'arte americana, dell'espressionismo americano, uno dei grandi, diciamo in secondo, storicamente importantissimo dal punto di vista mercantile, ma comunque non faccio discorsi di prezzi, ma dal punto di vista dell'attenzione del mercato, ritenuto per i valori raggiunti un po' in secondo piano rispetto ai giganti, ma lui è stato un gigante insieme ai grandi, da De Kooning a tutti quelli che Pollock, ecco, questa è un'opera sicuramente di Tobey da considerare, che merita il cioccolatino. Un Biasi assolutamente anomalo, infatti siamo nel 60, siamo agli albori, e infatti poi c'è il Biasi qui sempre nello stesso catalogo, invece ben riconoscibile. La ricerca di Biasi in due lotti. E finiamo con i giganti dell'arte internazionale, da Tony Craig. Questa è una scultura dove emergono chiaramente la sua capacità di raccontare le sinuosità delle forme nello spazio. È uno scultore, un gigante della scultura non solo inglese, britannica, ma europea e mondiale, opera direi rara, molto rara, e Jason Martin, quindi due campioni, due fuoriclasse della Premier League dell'arte mondiale, ecco, nel catalogo 898 di Meeting Art. E proseguiamo con, ci sarà domenica 3 ottobre una sessione dedicata alle opere, dedicata a tutti degli anni 50-60, sono i taccuini con cui Licata raccontava le proprie esperienze pittoriche, cercava di capire quale sarebbe stato il suo sviluppo futuro, quindi sicuramente opere di grande importanza saranno. Ci sarà la possibilità di discuterne con Giovanni Granzotto, che è il critico e lo studioso e che ha più conosciuto e ha avvicinato l'opera di Licata. E si arriva così a domenica 3 ottobre con la terza sessione, e qui invece, come sempre accade nella Meeting Art, ci sono opere che hanno più una valenza figurativa, ma poi astrazione, figurazione, l'arte non sfugge un po', e sono un po' i collezionisti che cercano le categorie, ma neanche tanto. Comunque questa domenica 3 ottobre incontriamo Luca Linari del 74, Storie immaginarie del socialismo. Linari è in una fase direi concettuale, siamo negli anni 70, prima che poi abbia così più una venalità, una vena poetica, surrealista, insomma una sua, quella matrice che noi conosciamo. Un bello Orfeo Tamburi figurativo degli anni 40, Sant'Anselmo a Roma. Poi qui abbiamo tutti i grandi, da Pompeo Borra, Amino Maccari, Pippo Riani, Gusmaroli, Bruno Ceccobelli, di cui c'è sicuramente un risveglio di attenzioni al gruppo del pastificio di Roma degli anni 80. Ceccobelli è sicuramente l'artista che sta trovando una come dire, un rigurgito positivo di consenso. Il termine è brutto, ma il rigurgito nel senso di una rivalutazione e una riscoperta. Così sembra di leggere, poi io attingo da quello che anche voi leggete. Intanto però mi serve un goccio di caffè. Andiamo avanti. Beh, insomma, c'è un Cristo, c'è una litografia su carta. Cristo è sicuramente l'artista, le celebrazioni che si sono fatte, che si sono svolte a Parigi di recente, sicuramente l'artista sulla cresta dell'onda dell'attenzione. Mimmo Germanà, Aldo Mondino, e qui abbiamo un Boetti assolutamente concettuale, un Boetti filosofico, un manifesto di Boetti sul concetto di tempo. Ne ho parlato sul mio blog Base d'Asta, se avrete la voglia e la pazienza fatevi un giro. Comunque è un Boetti sicuramente intrigante. Piero Gilardi, che merita sempre grande attenzione e curiosità. Una gita notturna di Guttuso tra il
in cui c'è questa sembra quasi un'opera di un espressionista tedesco, queste figure molto scarnificate, quasi un'opera fauve di Guttuso, sicuramente un Guttuso meno Guttuso del solito, permettetemi, ma non sono un critico, quindi io sto sfogliando il catalogo e mi vengono le cose così, prendetele come le dico, poi sono tutte questioni, tutti concetti opinabilissimi. Piero Gilardi, Papetti, beh, poi dicevamo Cristo, qui siamo con un'opera unica, un classico Over the River. Beh, cosa si può dire di Cristo? Ne sapete, ne sappiamo molto e ancora molto poco, perché sarà la storia dell'arte e la riflessione a raccontare la grandezza di un artista sicuramente unico nel panorama dell'arte mondiale del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Un Marco Cingolani, un Ontani sempre degno d'attenzione, e a girare la pagina un'Anchia. Non ho ancora consumato il cioccolatino e adesso ci arrivo. Ecco qui il Mimmo Paladino, l'Arman, Umberto, noi siamo sempre nella sessione di domenica. Beh, è un Enrico Bai, top secret, bel cioccolatino, io su Bai, anche se magari non è il Bai che mi ingolosisce più di altri. Io quando vedo Bai vedo un fuori quota, un fuori registro. Questo top secret, fantastico, quasi una guerra di una spy story raccontata da Enrico Bai, perché no? Il cioccolatino se lo merita. Beh, poi abbiamo Pistoletto, salve, signori, fermiamoci, caffè, pausa. Le ultime due pagine sono da brividi caldi degli incanti d'autunno, perché qui abbiamo un Giorgio Morandi, una matita su carta, tutta da leggere, le foto chiaramente va vista con la lente, è il prototipo forse di un'incisione, o forse è un'incisione che Morandi poi ha tramutato in un suo paesaggio, dove queste ombreggiature della matita evocano il segno del bulino nell'acquaforte, evocano oppure sono da stimolo a realizzare un'opera, un paesaggio di Giorgio Morandi. E poi la trombetta, e abbiamo Pablo Picasso. Pablo Picasso, io su questo La Place del 1918 ho avuto l'opportunità, il regalo di poterci riflettere. C'è un testo sul catalogo di una mia riflessione che è il testo di un futuro post di Base d'Asta, non è un testo critico, non è un testo storico, è un testo che tenta di raccontare come, cosa ha fatto, cosa faceva, cosa ha fatto Picasso nel periodo in cui disegna queste donne alla plage, che rappresentano il momento in cui Picasso lascia il cubismo più duro e puro e entra nella sua ispirazione neoclassica, attratto dopo un suo viaggio a Roma con sua moglie, con quella moglie di allora. Picasso viene attratto dalla grande pittura rinascimentale, dei grandi, viene soggiogato, ipnotizzato dall'arte del Rinascimento italiano e con tutto quello che ne comporta questo cortocircuito, e lui allora comincia a ragionare ancora sulle forme, sui colori, con un'opera che poi diventerà famosissima, che realizzerà qualche anno dopo questo schizzo, che è Le Femme sur la Plage, che è considerato uno dei capolavori del periodo neoclassico di Picasso. Beh, che dire, Morandi, Picasso, e mi fermo qui.